tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Atto vandalico in un centro commerciale a Fenile di Fano. Incendiato l'ingresso di un locale, le fiamme subito spente grazie all'intervento di un residente. Auto finisce fuori strada a Calcinelli, ferito il conducente. Botta e risposta sull'ospedale unico tra Seri ed Aguzzi. Non è colpa mia se siamo arrivati a questo punto, scandisce il primo. Aguzzi invece punta il dito contro i sindaci PD della Vallata. Non hanno fatto nulla. Finalmente arrivano i soldi per sistemare i locali del comune, dove da ormai molte settimane ci sono infiltrazioni d'acqua. L'albero di Natale in legno, realizzato anche in versione bonsai, servirà a decorare la città. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo con l'atto vandalico messo a segno l'altra notte a Fenile di Fano, colpito l'ingresso di un centro commerciale. L'esplosione di petardi potrebbe aver causato l'incendio divampato nella mezzanotte di giovedì 19 novembre nel centro commerciale a Fenile di Fano. A prendere fuoco sarebbe stato un tappetino di plastica posizionato davanti l'ingresso laterale dell'ex ristorante Pizzeria Ines, un locale che ora è in vendita. Secondo alcuni testimoni, i danni si aggirerebbero intorno ai 1.500 euro. Alberto, che abita di sopra, perché qui è un po' residenziale, un po' commerciale, per fortuna. Abita di sopra, non dormiva, si è accorto dalla finestra che c'era la colonna di fumo nero, è sceso, ha visto che c'era l'incendio e ha provato a spegnerlo con il tappeto inizialmente, però ha visto che il tappeto prendeva fuoco, allora è andato di sotto, è stato anche lungimirante, no? nel capire che il pericolo era insomma grave, è andato di sotto, ha preso l'estintore di corsa, è venuto su e l'ha spento. Qui ci sono delle telecamere che potrebbero aver ripreso i responsabili. Allora, ci sono delle telecamere, c'è un circuito chiuso, però non riguarda la galleria, ma è di sotto nel piano interrato del negozio del supermercato, diciamo. Secondo voi è un atto vandalico oppure un atto intimidatorio? Ma secondo me questa è la bravata di qualche ragazzo che è un po' annoiato, sicuramente ha fatto una bravata, diciamo così. Insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri di Fano che stanno indagando sull'accaduto. Per ora i militari non escludono nessuna ipotesi sull'origine delle fiamme, neppure quella dolosa. E gli agenti della squadra mobile di Pesaro hanno arrestato una 42enne del posto, già noto alle forze di polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti. La donna, sorvegliata già da tempo, non si è fermata all'alt dei poliziotti mentre rientrava da Rimini alla guida della sua Fiat 500 e ha tentato la fuga con una serie di manovre spericolate nel centro abitato pesarese. È stata poi bloccata e durante una perquisizione sono stati rinvenuti, occultati in una manica del suo giubbotto, due involucri contenenti circa 60 grammi di cocaina e circa 50 grammi di eroina, risultate poi ancora da tagliare. Nella sua abitazione sono stati trovati un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi. L'arresto della donna è stato convalidato. Cambiamo pagina, adesso parliamo di politica locale. In primo piano e sempre all'ordine del giorno c'è l'ospedale unico, l'ospedale che dovrebbe realizzarsi e che dovrebbe servire le città, in particolare di Pesaro e di Fano. Allora, il tema dell'ospedale è stato al centro del dibattito politico locale. Il sindaco di Fano Seri oggi ha replicato alle accuse dell'opposizione di centrodestra e dice: se a Fano siamo arrivati a questo punto non è certo per colpa mia.
Sono rimasto basito, stupito, quando ho visto tutte queste critiche, invece di dire bravo sindaco, ti aiutiamo, stiamo con te, no, si cerca di criticare. È un sindaco arrabbiato e deluso, quello che si è mostrato oggi alla stampa. Massimo Seri ha voluto replicare alle accuse e ai rimproveri che sta avanzando l'opposizione fanese. Diciamocelo con chiarezza, dopo tanti anni è la prima volta che un sindaco di Fano punta i piedi, batte i pugni sul tavolo in un confronto con la regione e anche in un rapporto tra Fano e Pesaro. L'incontro che vi è stato in regione tra i due sindaci e il presidente della regione ha scaturito questo, dove Fano ha detto no, quel percorso non ci va bene, vogliamo un discorso condiviso che tenga conto anche di altri aspetti. Se siamo arrivati in questa posizione, in questa situazione sulla sanità, non è certo colpa di questo sindaco che è qui da un anno, ci sono state una serie di compromessi degli anni passati che hanno portato a questa situazione. Il sindaco ha chiesto quindi di convocare entro la metà di dicembre un consiglio comunale monotematico sulla sanità, anche su richiesta di Progetto Fano e UDC. Io voglio che ci sia un confronto. Non è vero che non ho incontrato i sindaci del territorio, li ho già incontrati due volte. Io lotterò fino all'ultima forza che ho per la scelta di un'ubicazione che tenga conto di una serie di caratteristiche, quella dell'economicità, quella del baricentrico, quello di prospettive per il futuro. E Chiaruccia, secondo Seri, è il sito che corrisponde a avere questi requisiti. Sindaco, però è stato proposto anche l'ubicazione di Fenile. Quelle caratteristiche che lei elencava rientrano in quel sito? Esaminiamo anche quello, io l'avevo già fatto guardare, di realtà lì c'erano delle problematiche di carattere idrologico, anche di spazi. Non possiamo andare a costruire degli ospedali intorno alle case o sotto le colline dove domani, se dobbiamo ampliare, non c'è spazio. Allora dobbiamo essere lungimiranti con tutte quelle caratteristiche che guardino alla medicina del futuro. Il primo cittadino è poi intervenuto sulle scogliere di Sassonia perché giovedì ha ricevuto il decreto regionale dal vicepresidente del Consiglio Minardi. Domani quindi partirà la gara d'appalto e dentro Natale verranno assegnati i lavori. Sulla strada delle Barche invece, sempre nella giornata di ieri, è stato portato l'ultimo atto definitivo in Consiglio Comunale e con la procedura necessaria alla realizzazione dell'opera, Seri assicura di essere nei tempi previsti. Questo intervento, compreso quello su Viale Ruggeri, potrà essere iniziato solo in un momento successivo ai lavori per le scogliere. E mentre, come avete sentito, Massimo Seri punta i piedi e sbatte i pugni sul tavolo, l'ex sindaco di Fano, Stefano Guzzi, punta il dito invece sui suoi ex colleghi, quelli che governano le città, i paesi della Valle del Metauro in particolare. L'accusa è: non hanno fatto nulla. Rivendica le strategie passate l'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi, che durante una conferenza stampa ha sottolineato come le scelte adottate negli anni in cui era al governo della città abbiano salvaguardato la sanità locale. Aver istituito Marche Nord ha garantito, nel momento che si volevano sopprimere tutti gli ospedali sotto i 100.000 abitanti, invece ha garantito che Fano rimanesse come ospedale. Anzi, oggi dà anche una possibilità in più. Siccome la regione prevede un ospedale per provincia, questa provincia in futuro ne avrà due invece, uno della costa e uno dell'entroterra, proprio perché c'è l'azienda sanitaria Marche Nord che si somma a quello che è l'ospedale di area vasta. Quando il sindaco di Pesaro, allora Ceriscioli, voleva il nuovo ospedale a Muraglia, Aguzzi ricorda di aver riunito tutti e 22 i sindaci delle vallate del Metauro e del Cesano, proponendo insieme il sito alternativo delle piane di Carignano e Santa Maria dell'Arzilla, ben raggiungibile dal futuro casello Fano Nord a Fenile. Grazie a questo non venne scelta Muraglia e la regione decise di mediare puntando su Fosso Seiore. La cosa fondamentale, dice l'ex sindaco, è che con questo documento firmato da tutti venne proprio scartata l'ubicazione a Pesaro, ma oggi si è tornati indietro a quando Fano non contava nulla. Io non ho mai visto un sindaco come quello di Fano così isolato, isolato dentro la sua maggioranza Fano, parlo sull'ospedale ovviamente, nel PD, nei confronti del sindaco di Pesaro, nei confronti degli altri sindaci del territorio. Non ce n'è uno di questo territorio che fosse intervenuto a dire che il sito di Chiaruccia va bene. Lo dico io e lo dice il sindaco di Fano. Non c'è un sindaco che lo sostiene, neanche quelli del PD, anzi tantomeno quello del PD, perché il loro disegno è diverso, fare il nuovo ospedale a Pesaro. Quindi un sindaco completamente isolato, che io voglio aiutare in questa battaglia, perché è una battaglia fondamentale per il futuro di questo territorio. Allora, dico al sindaco di Fano,
proponi qualcosa, batti un colpo. Hai parlato di Chiaruccia? Sono d'accordo, anch'io sostengo Chiaruccia, però che la sostengano anche gli altri sindaci del territorio, altrimenti si impantana e basta. Quindi o riesci a fare il sindaco capofila, come io ho fatto quando ero sindaco, portando tutti gli altri amministratori su una proposta, e in questo caso potremo portarli su Chiaruccia, da contrapporre a Muraglia, oppure trovo un'altra soluzione. Non puoi rimanere in balia del PD, che ha già deciso di fare una clinica privata a Fano e un nuovo ospedale a Pesaro. Forza Nuova, militanti di Forza Nuova, il movimento di estrema destra, hanno affisso in varie località d'Italia cartelli, centinaia di cartelli davanti ai portoni delle moschee, dei centri islamici, con la scritta «Questa è una zona di guerra», una scritta in inglese. A Pesaro i manifesti sono comparsi davanti al centro islamico di via del Vascello, mentre a Fano in via Gui e a Fossombrone in via Donati. Altri cartelli sono stati invece affissi alle chiese vicine. In un comunicato Forza Nuova afferma che occorre archiviare definitivamente ogni pulsione buonista ed integrazione e dichiarare senza tentennamenti che non potrà mai essere imposta in Italia una società multietnica e multiculturale. Poi danno una scossa al mondo cattolico e scrivono in un comunicato che il popolo delle parrocchie deve capire che la sfida islamica si vincerà solo risvegliando e riaffermando con orgoglio la nostra antica e invitta identità cattolica. Dentro il comune di Fano piove, o comunque ci sono problemi di infiltrazioni d'acqua, e per questo l'assessore ai lavori pubblici del comune di Fano, Christian Fanesi, ha annunciato che partiranno i lavori. Il tetto del comune, si sa, è da tanti anni che è in una situazione di abbandono che non è stato mai manutenuto. E partiranno i lavori, che saranno affidati entro la fine dell'anno, per la sistemazione di un ampio tratto di tetto per un totale di lavori di circa 150.000 euro. E sono già partite le lettere di invito alle ditte, quindi ci aspettiamo di assegnare i lavori entro il 31 dicembre. Ovviamente i lavori poi dipenderanno, i tempi dei lavori dipenderanno ovviamente dalla situazione meteo. Quindi questa è una risposta a un'esigenza anche delle persone che lavorano qui e che comunque qui ci stanno tutto il giorno. Apriamo ancora la pagina di cronaca. È vivo per miracolo un 43enne che questa mattina ha tentato il suicidio gettandosi dal ponte del Risorgimento a Cagli, un ponte alto 25 metri. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno visto questo signore precipitare giù nel fiume Burano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del posto, che hanno riportato l'uomo a riva e in salvo. Il 43enne, residente a Cagli, nell'impatto con l'acqua ha riportato politraumi, trasportato in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona. Non dovrebbe essere però in pericolo di vita. E un brutto incidente stradale oggi pomeriggio, poco dopo le 14, a Calcinelli di Saltara. Una Y10 condotta da un 71enne del posto, all'altezza della curva in via Belvedere al civico 26, è uscito fuori strada, finendo prima contro una pianta, sradicandola, poi giù nel dirupo tra gli arbusti. A soccorrere l'uomo, un medico che ha chiamato i soccorsi e prestato assistenza al ferito, il quale tra l'altro lamentava anche dolore al torace, ma che poi è rimasto sempre vigile. I medici del 118 hanno allertato l'eliambulanza, che è atterrata nel parcheggio sottostante, ma è ripartita poco dopo senza nessuno a bordo. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Fano, la polizia municipale e i carabinieri di Saltara. Interrotta la viabilità stradale a causa di un albero che, dopo l'impatto con la vettura, è finito in mezzo alla carreggiata. Prenderà il via lunedì 23 novembre la settimana dedicata alla promozione del progetto Nati per la Musica. Ha l'obiettivo di avvicinare il bambino al mondo dei suoni con il coinvolgimento di pediatri, genitori, ostetriche e del personale che opera in consultori, asili, scuole e biblioteche. Si tratta dell'iniziativa denominata Una settimana di note, che dal 23 al 29 novembre alla Mediateca Montanari di Fano promuoverà il progetto nazionale Nati per la Musica. Sono previsti incontri formativi, laboratori e workshop rivolti ai bimbi da 0 a 6 anni e alle loro famiglie. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 0721 887 343. È un po' una costola di Nati per Leggere, un progetto più recente
degli ultimi anni, per la prima volta sarà attivato anche a Fano. E per cui Nati per la Musica ha finalità analoghe, cioè quelle di consentire un benessere del bambino legato al mondo adulto, della famiglia, fin dalle sue primissime età, appunto costruendo dei percorsi legati in questo caso non alla lettura ma all'ascolto di suoni e di musica, proprio perché evidenze scientifiche danno rilievo di come questo tipo di percorso poi possa aiutare a costruire una personalità più importante, più significativa, per cui una miglior qualità della vita anche poi nel mondo adulto. Sarebbe un italiano di 40 anni, già noto per danneggiamenti, reati contro il patrimonio, l'uomo che il 18 novembre scorso ha posizionato pietre e copertoni sui binari della linea ferroviaria adriatica all'altezza di Varano d'Ancona. La polizia ferroviaria lo ha arrestato in flagranza ieri pomeriggio nello stesso posto dopo che aveva messo altre pietre sugli scambi. L'uomo non risulta collegato a frange estremiste, terroristiche o a movimenti no TAV. Dovrà rispondere di attentato alla sicurezza dei trasporti. E un incidente si è verificato questa mattina, intorno a mezzogiorno, lungo la Flaminia all'altezza di Rosciano di Fano. Nello scontro sono rimasti coinvolti, come vedete dalle immagini, un mezzo dell'ASET e una Volkswagen Polo. A causa dell'impatto, l'auto, condotta da una donna, è finita contro il muro di cinta di una abitazione. Illesi i conducenti, sul posto anche il 118 e la Polizia Municipale. Ha subito un trapianto di fegato dopo aver assunto una pasticca di ecstasy. È la storia di Giorgia, una donna milanese che all'età di 17 anni ha rischiato la vita per aver ingerito per la prima volta una pasticca di ecstasy, appunto. Sabato mattina alle 10 nel Palazzetto dello Sport di Lucrezia, Giorgia racconterà la sua drammatica vicenda agli studenti di una scuola media, soprattutto per metterli in guardia dai pericoli della droga. L'albero di Natale a Fano verrà realizzato in legno e poi posizionato in piazza 20 settembre. Gli organizzatori però hanno pensato di realizzarne altri, tre diverse versioni, un po' più piccole, che serviranno, vedete un po'. In un'atmosfera tutta natalizia, con le stelle, il presepe, Babbo Natale e le palline decorative, non mancano i monumenti fanesi come l'Arco d'Augusto, la Statua della Fortuna, la Chiesa di San Paterniano e una grande piazza 20 settembre. Sono le decorazioni raffigurate nel nuovo albero di Natale, pensato, creato e scelto per regalare qualcosa di unico alla città e valorizzare il centro storico di Fano. Dipinto dall'artista Paolo Del Signore, progettato dall'architetto Stefano Seri, l'albero sarà artistico ed ecosostenibile, alto 12 metri e largo 6x6, assemblato con 1700 viti e 250 bulloni e protetto da un'impregnazione di colore verde per resistere alle intemperie, così da poter essere riutilizzato anche nei prossimi anni al posto del tradizionale abete. L'opera è stata costruita con pannelli dello spessore di 60 mm montati su un'anima in ferro centrale e certificati da un'associazione europea che promuove l'uso sostenibile delle risorse e la tutela del clima nella fabbricazione di prodotti per l'edilizia. Tenete conto che quando si abbatte un abete per un albero di Natale cittadino, si abbatte una pianta che comunque ha più di 50 anni, qualche volta anche più di 100. I nostri pannelli, che sono pure in abete, comunque provengono da piante che hanno un'età infinitamente inferiore, spesso siamo dentro i 20 anni, quindi poi il ciclo di riproduzione del legno chiaramente è immediato e molto più facile. Il progetto è stato riprodotto in forme e dimensioni tali da poter essere portato proprio ovunque. Da buoni fanesi ci piacciono le cose che sanno richiamare la città e quindi abbiamo pensato che poter inserire l'albero stesso di piazza all'interno di vetrine oppure per chi vuole nelle abitazioni o anche piccolissimi, chi vuole regalarli giusto per fare un pensiero a una persona, pensavamo che potesse essere una cosa carina. Ecco che nascono queste, sono due modelli in cartone molto robusto, fatto da uno scatolificio locale, che le cui dimensioni sono identiche a quelle dell'albero di piazza, le cui immagini sono identiche a quelle dell'albero di piazza, che saranno da un metro, il più grande, da 30 centimetri, il piccolo,
piccolino, e poi ne abbiamo fatto uno proprio piccolissimo in un cartone, in una carta pesante, per fare il piccolo regalo, quindi il 10 centimetri. Quindi chi vuole da domani potrà già contattare la Proloco, Confcommercio, Confesercenti, che sapremo dare informazioni per come averli. Bene, allora non ci resta che aspettare di vederlo lì in piazza 20 settembre per poter poi giudicare nel bene e nel male. E adesso andiamo invece a Serrungarina, dove domenica 22 novembre, torna il mercatino di Natale, in programma nei vicoli caratteristici e nella scalinata medievale dalle 10 alle 20. Padrino della manifestazione sarà Ivan Cottini, l'ex modello affetto da sclerosi multipla, mentre in l'ingresso e il bus navetta da Tavernelle in zona Bocciodromo saranno gratuiti. Il telegiornale è finito, grazie per la vostra attenzione, arrivederci a domani.